Buongiorno a tutti, io sono Marco e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepareremo una torta iconica, una torta di origine francese ormai famosa ovunque e apprezzata da tutti. Sto parlando della millefoglie, in questo caso faremo una millefoglie alla crema pasticcera. Se non sapete fare la pasta sfoglia e non volete comprarla al supermercato già pronta, beh, vi basta cliccare sul link che viene fuori qui in alto per vedere appunto come si fa la pasta sfoglia, la ricetta, il procedimento, eccetera eccetera. Beh, io direi di cominciare. Prima di tutto lavoriamo la pasta sfoglia, la faremo riposare prima di cuocerla e dopodiché ci dedicheremo alla crema pasticcera. Tagliamo la pasta sfoglia necessaria e la tiriamo con l'aiuto di un mattarello. Attenzione al verso in cui tirare la pasta sfoglia. L'apertura deve stare sulla nostra destra o sinistra. La tireremo ad un'altezza di circa 1-2 mm. Aiutandoci con un foglio di carta da forno la stendiamo sulla placca. Zuccheriamo con dello zucchero a velo e la buchiamo con una forchetta, il più possibile per evitare che si gonfi troppo. Mentre i nostri fogli di sfoglia riposano una mezz'oretta a temperatura ambiente, per fare in modo che la sfoglia appunto perda un attimino quel nervo che la caratterizza, e prima di fare la crema pasticcera che utilizzeremo come farcitura, volevo dirvi una cosa. Gli scarti, casomai aveste degli scarti di sfoglia, mi raccomando, a parte che non si devono buttare, ma seconda cosa, non fate una palla come fosse una pasta frolla o un impasto di pane, cioè non impastatelo, perché avete visto, come nel precedente video su come fare la pasta sfoglia, quanta attenzione e fatica abbiamo impiegato per dare appunto le mani alla pasta sfoglia, fondamentale appunto per la sfogliatura. Quindi ora, anche se sono scarti, tra virgolette scarti, non dobbiamo appallottolarle insieme, quindi mischiare burro, panetto e pastello, ma appunto sovrapponiamoli, semplicemente mettiamo uno sopra l'altro e schiacciamo, così da perdere il meno possibile la stratificazione. La mettiamo in frigorifero e sicuramente in un prossimo video vedremo che cosa fare per esempio con gli scarti della pasta sfoglia. In una capiente terrina cominciamo con il mischiare zucchero semolato, vanillina e tuorlo d'uovo. Con l'aiuto di una frusta cominciamo a mischiare questi due ingredienti fino ad avere un composto liscio e senza agrumi. Uniamo poi la maizena e continuiamo a mescolare. Quando anche la maizena sarà assorbita, aggiungiamo il latte. Questa volta lo faremo in due tranche. Ne metteremo un po' all'inizio. Una volta che verrà assorbito bene e non avrà creato grumi, aggiungiamo il restante latte. Trasportiamo la terrina nel microonde alla massima potenza e facciamo cuocere per circa 2 minuti. Passati 2 minuti mescoliamo il composto e compiremo questa operazione per almeno 2-3 volte, fino a quando non otterremo una crema della consistenza desiderata. Cuociamo quindi i nostri fogli di sfoglia a 180 gradi per circa 15-20 minuti o comunque fino a che non sono belli dorati e croccanti. Con una dima, in questo caso un piatto, sagomiamo il nostro disco di pasta. Montiamo in planetaria con la frusta un po' di panna, con la quale faremo un bordo per contenere la crema pasticcera.
cominciamo a farcire il primo strato, faremo due strati di farcitura. Chiudiamo la torta con l'ultimo strato di pasta sfoglia, schiacciando bene, facendo fuori uscire la panna. Dopo aver tolto la panna in eccesso, chiudiamo i bordi con le briciole di sfoglia che abbiamo ottenuto dagli scarti. Copriamo la nostra torta con dello zucchero a velo e con la mano chiudiamo gli eventuali buchi presenti sulla superficie. Per poi completare la copertura con ulteriore zucchero a velo. Facciamo un punto di crema sul vassoio da esposizione per evitare che la torta scivoli. Con l'aiuto di una spatola adagiamo la torta sul vassoio. La torta millefoglie ormai è diventata un classico della pasticceria, amata da tutti proprio per il contrasto tra la croccantezza della pasta e la cremosità appunto della crema. Fatemi sapere se l'avete mai assaggiata, come la fate, come la preferite, col cioccolato, con la crema, con la frutta. Insomma, scrivetemi qui sotto nei commenti che cosa ne pensate. Se il video dovesse esservi piaciuto, io vi invito a lasciarmi un like, iscrivervi al canale e se cliccherete sulla campanella potrete rimanere aggiornati sui prossimi video che pubblicherò. Io direi che per questo video è tutto, noi ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao!